giocatore molto molto importante dal punto di vista tecnico, perché è un giocatore che ricopre tre ruoli sul campo, un giocatore secondo me che sarà un po' il nostro leader aggiunto insieme a Luca, e che insomma, speriamo possa darci veramente quel valore aggiunto di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di giocatori di classe. Io credo che Aston, già la prima amichevole, abbia fatto vedere talento e classe, e possa veramente far innamorare il nostro pubblico. Quindi, negli ultimi anni, forse l'anno scorso, non abbiamo avuto, tolto Luca Vitali, un giocatore così importante. E, insomma, è stato uno dei primi acquisti, se non il primo acquisto. Iniziamo da lui questa serie di conferenze stampa di presentazione e speriamo che sia di buon auspicio. Ecco, vuol dire qualcosa? Due parole? Ma niente, io voglio solo dare il benvenuto a Aston, fa parte della nostra famiglia, ci siamo integrati da poco, una settimana è troppo poco per capire se le cose saranno come l'anno scorso o meglio. Io me lo auguro, perché il gruppo è la cosa fondamentale per una squadra di base, tanto più dell'individualità. Benvenuto. Ok, adesso un sorriso va bene. Vai. Inizia esatto. Il fatto di passare per una squadra come Brindisi molto ambiziosa, una squadra come Cremona che è altrettanto ambiziosa, ma non è che gioca per obiettivi diversi, è stata, cioè, tra l'altro, una discriminante, come ha scelto il Saturno di cui giocatore non ha mai fatto poi. He asked about why maybe in Brindisi they had different goals. Cremona, we have maybe different goals between Brindisi and Cremona. Why you choose Cremona? I chose Cremona because I wanted to try something different. I've always had a lot of respect for Cremona for the past 2 years that I've played in Italy. It's a great organization, and everybody that I know that's played in Cremona said it. It's a great place to play and a great place to live. And maybe in Brindisi you were not top player, you have not many responsibilities on the court, but now in Cremona you have more responsibilities, so maybe you have to be leader on the court. Yes, yes. And last year in Brindisi, we had a lot of players, and I like having a lot of responsibility on the court, kind of like the first year, my first year in Pesaro. And I feel like here I have an opportunity to kind of play like I did in Pesaro, but be on a way more talented team. Traduco magari per chi. Lui ha scelto Cremona innanzitutto perché ha grande rispetto per Cremona, per la sua organizzazione e per quello che insomma è il suo ricordo nelle sue ultime due stagioni in Italia. Preferisce sicuramente essere un leader in campo e avere tanti minuti a disposizione piuttosto che a Brindisi l'anno scorso, dove doveva condividere minuti e scelte tra tanti giocatori importanti.